Raga, dopo la sfida del Maze vs Food che abbiamo fatto, mi hanno chiamato i cuochi dei panini. Hanno detto che abbiamo maltrattato i loro panini. Io la carezzavo, c'è questo 12 ore. Se mangi tanto, vedi dove finisci. Ecco, all'Accademia del Panino. Quindi ci hanno invitato e ci hanno chiesto se siamo interessati a fare una sfida tra di noi sulla preparazione del panino. Ah, ok, non bisogna mangiarne. No, inventiamo altri panini. Ci sarà una giuria che assaggerà i nostri panini e lì sarà un po' un problema. Ci giudicherà e logicamente ci sarà un perdente. Chi perde? Penitenza. Vabbè, al massimo si lancia. No, no, io sono bravo a cucinare. Auguri, sono resi. Pronti? Ognuno di noi ha il suo cuoco di riferimento, si prepara il panino e si inizia la sfida. A passeggiare. A passeggiare. Ok, ci siamo. Siamo nella cucina di Panino Giusto, Accademia del Panino Italiano, e siamo pronti. Come avete visto, abbiamo uno chef a testa. Il problema è che lui poi verrà bendato. Dovremo preparare 3 panini e avremo 10 minuti di tempo a testa. E il problema è che dopo ci sarà una giuria che tramite un punteggio determineremo un perdente che pagherà una penitenza. Io in realtà sono carichissimo, sono pronto. Ho anche il mio grembiule, visto che sono abbastanza professionale. E andiamo. Siamo finalmente in postazione, però ovviamente dovrò imparare a fare questo panino tartufo. Infatti sono con Tiziano. E sarà lui il maestro del panino che appunto mi insegnerà a fare il panino tartufo. Ragazzi, lui è Riccardo, è il maestro del panino che oggi mi aiuterà a capire com'è che si fa un siciliano. Oggi sono con Lorenzo, maestro del panino, che mi insegnerà a creare l'esagerato. Siamo qui nella cucina dell'Accademia del Panino e sono con Vito, maestro del panino, che oggi mi spiegherà come si prepara un Luis. Prima cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cuocere il pane. Andiamo a prendere il pane e andiamo a tagliare. Se vuoi tagliare altri due, tanto non lo saprà mai nessuno. Vuoi? Facciamo. Sì. Perfetto. Vi sentite il pane? Si brucia, no? No, tranquillo. Questi quanti erano? 100 grammi. 100 grammi di roast beef. Ok. Prodotto homemade, facciamo noi in casa. Passiamo al prosciutto crudo. La cosa più complessa, tagliare il prosciutto crudo. Prosciutto crudo va sempre tagliato finemente alla affettatrice, in questo caso metà, mezzo. 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 Origano di Pantelleria, ok, abbondante, quindi anche certo. Qua trovi già uno dei primi elementi molto aromatici. Ok. Adesso devo tagliare il nostro prosciutto, il nostro 26 mesi di Langhirano. La fetta deve essere molto sottile. Bacon. Quanto tempo? Seguimi. 16 e 16, vai. Bacon. Due fettine di bacon da 30 grammi. Questo lo mettiamo qui. Due fettine, sì. Poi passiamo alla mozzarella, questa la possiamo tagliare. La mozzarella campana, no, non è campana. No, questa è mozzarella di fior di latte. Dopodiché andiamo a prendere la nostra formaggella, che abbiamo già tagliato. Lì. Roast beef adagiato sopra. Okay. Poi panino è pronto. Poi prendi il nostro cacio ragusano, che è un prodotto molto identificabile, e lo scagli con il nostro classico e riconoscibilissimo per la patate, okay? Ok? Abbondante, anche se te ne cadono un po' fuori, non è un problema. Ottimo. E chiudiamo con l'olio tartufato. Senti che odore. Spettacolo, eh? Benessere assoluto. Ehi. Questo è il tartufo. E questo è il panino siciliano. Luis. Questo è l'esagerato. Sei pronto? 3, 2, 1, via. Attenzione, sicurezza prima di tutto, mi serve intero, soprattutto con la lingua. Ok, qua perfetto. Abbiamo 3 panini,
giusto? Il tempo in cui taglio tre panini praticamente sono già in ritardo, però vabbè. Tranquillo. Ho bisogno di circa 300 grammi di zucchine. Sì, esatto, circa, guarda, vai. Secondo me una zucchina e mezzo sei più che sufficiente. Attenti, anzi, alle mani. Due zucchine, esatto, perché i polpastelli sono importanti, quindi... Abbiamo tre panini, quindi tre foglie di lattuga. Bravo. Questa, reggi un po' questa, dimmi se questa è idonea, secondo me no. No, c'è da aggiungere più qui. Bella. Sì, vai, bella tonda. Ok, poi c'era... Mi sono già perso un pezzo, pomodoro o mozzarella? Partiamo col pomodoro. Pomodoro, pomodoro. Quindi pomodoro nuovo, la prima parte la si taglia? No, la prima parte non fa niente. Quindi buttiamo via la prima fetta. Lo fate un po' sottile, si spiaccicano un po'. Quant'era il grammi? 60. Io ho 4 fette, sono 30 grammi. Il vero casino è se non sono 100 grammi a panino. Ma non c'entrano qua tutte le zucchine. Ah, hai lì il bilancino, quindi vabbè, puoi controllare anche la grammatura. Non preoccuparti, questa saprà un po' di schifezza. Ah, una è volata via. Allarga la lama. Mi sa che è finito, tizia, aspetta, lo devo cambiare. Vai, c'è un altro pomodoro, lo devo messo lì a sinistra del pomodoro. Sembra buono, sembra, tizia. Ma mi sa che tu stai mangiando invece di lavorare. No. Ok. Ci sono. Vai. Esce qualche fetta? Non esce niente. Ok. Esce qualche fetta? No, meglio se non è successo. Sì, cacciamocene due insieme e via. Vai. Tutto in pentola. L'avevamo detto... Sì. Cosa stai facendo adesso? Dimmi un po' la situazione. Ho messo tre rucole, tre pomodori, un panino già scaldato. Perfetto. Senti che odorino. E adesso dobbiamo andare di prosciutto. Vai. Gli posso dare un mozzico? Allora. Se te la mangi finisce. Ecco. Ma è troppa, tu hai detto 50 grammi. Ok, le faccio più sottili ci sono. Ok, questa è una fetta in più, assaggia un po', vedi se è buona. Com'è? Ci sta? Buonissima. Il taglio com'era? Era sottile, giusto? Va bene. Scotta! Ma non usate mai dei guanti voi, non lo so. Cosa devo metterci ora? L'origano? Ora no, prima l'olio. Prima un po' d'olio, prima bravo. Un po' d'olio. E questo ce l'abbiamo, beh, quando l'ho messo, qua giù. Va condito, fai prima i tre panini, col roast beef tutti e tre. Poi fai col sale, giusto. Poi fai con l'olio. Il sale. Bacon alla fine. Chi se lo ricordava il sale? Scotta! Ok, ci siamo. Senti? Tu vai, ma qua c'è... Non, sì, vai. Sì, vabbè, ma tu saprai a mano un po' tutto quanto sì. Pesa tutto. Con 30 grammi? Dai. Altre tre fette. Manca l'ultimo panino, tanto ci siamo. Al bar. Un minuto. Manca solo l'olio, giusto? Manca solo l'olio e poi sono lo sono semplici, ma tagliare il prosciutto non è proprio facile. Allora, questo è troppo doppio. Posto, il panino è finito, devi chiuderlo, metterlo sul piatto. No. Ok, io solitamente sono abituato a spaccarli, okay, però vabbè. Un panino. Ok, ci siamo. Due panini. Ci siamo, e tre panini. Siciliani, tipo ci sono. Secondo me non è andata male. Allora, ci sono stati dei piccoli problemi col prosciutto, vedi? Cioè, ha avuto questi problemi. Ci rifaremo alla prova di assaggio dei giudici e poi esatto. Vedremo più tardi. Salve. Ciao. Cantevole Selene. Grazie. Signor chef, sia buono con me. Vediamo. Grazie. Qui. Grazie. Dobbiamo dare il tocco dello chef, no? Non ci sta, non lo so, proviamo, vediamo. È un omaggino dalla casa, insomma. Allora, questi sono i miei panini, sono stati fatti un po' di corsa perché il tempo era quello che era. Il più complicato di tutti, quindi siate buoni, mi raccomando. Sei sicuro che questo è il tuo, vero? E non è il suo? L'ho fatto io. Pane croccante. Ok, e qui ci siamo. Questo è un po' al contrario. No, ho voluto proprio dare io il tocco dello chef. Serve una respirazione bocca a bocca, che qualcuno sta soffocando. Beh, bello è bello, è anche buono. L'estetica, diciamo che... La lasciamo a qualcun altro. E lì era poco condito, però apprezzo l'impegno. Mi ha distrutto la prima. Il prosciutto è tagliato un po' spesso, però nel complesso è ben eseguito. Io dico il che... maestro. Dico che la salsa... Era meglio sopra. Andava sopra. Tocca a me, è poco ricco, nel senso che abbiamo avuto un problema tecnico con le zucchine. Quello sì, era è stato inevitabile. Però devo dire che comunque, nonostante poco deciso come gusti, è molto bilanciato, come dicevi. Esatto, super. Chi può capire, per chi può capire, esatto. Giudice, noi dobbiamo dare una votazione da 1 a 5. Me, 4.
Che buono. Grazie mille. Anche per me è un 4. 4, 4, 8. Diamo 5 per l'impegno. Ah, meno male. Io do un 5 perché a me piace il pane croccante. Ho colpito proprio preciso. Il maestro, maestro è squadra, no? Giochiamo per qui un 5. Dai. Quindi 13. Io darei un bel 5. Grazie, grazie maestro, grazie. Ben fatto. Ma tu sei di parte? No, no. È un omaggino. Per me, non vi di mezzo, anche per te un 3? Anche per me un 3. Anche per me un 3. Che cosa? Ma è buonissimo, non capite niente. Finalmente abbiamo un perdente, vero Sorri? Beh, mi piacciono adesso le zucchine, okay. È colpa mia. Però il problema è che abbiamo un perdente ma non abbiamo un vincitore, perché io e Stefano siamo arrivati a pari merito. Sapete che facciamo? Ci facciamo aiutare da voi. Andate nei panini giusti, scegliete uno dei 4 panini, prendete un regalo Mates targato panino giusto, quello ve lo portate a casa. Chiedete una cartolina dove potete esprimere il vostro voto su quale è il miglior panino. E 4 di voi, se ci taggate su Instagram un bel selfie con il panino con l'hashtag Panino League, verranno scelti per venire a cena con noi. Quindi cena con noi, non col Surri, perché non cucina Surri. Io direi votate. Paga Surri. Votate tutti. Paga Surri ma non cucina Surri. Votate siciliano. No. Taggateci su Instagram, Panino League, con un bel selfie e sceglieremo 4 di voi. E comunque Surri, adesso tocca la penitenza. Stai pensando che era finito il video. Buona penitenza. Animale animale, siamo giunti alla fine di questo video. E nel primo video Surri non ha mangiato niente. Nel secondo video Surri ha perso, quindi ha preso i voti più bassi. E quindi gli diamo una bella rinfrescata. Dai Surri, ma che sarà mai? Una lavata di capo, come dicevo. Una lavata di capo, bello. Piano, piano, piano. Prezzo, prezzissima. Vai. Addio, è prezzissima. Aiuto. Planino. La rinfrescata è stata data. Surri, spero che migliorerai nel reparto di cucina. Mi raccomando, come sempre, grazie per essere arrivati fino in fondo, siete i migliori. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video ai lati. E non ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.